Siamo qui con il candidato per il centrodestra Enrico Michetti, sindaco di Roma, per appunto Roma Capitale. Una cosa che probabilmente vogliono sapere i romani, proprio pratica, detta in maniera molto chiara e decisa: i primi 100 giorni, se viene eletto sindaco, Enrico Michetti cosa fa? Ma io la prima cosa che farò è quella di istituire l'assessore alle periferie, perché si deve ripartire da là, perché se la periferia riesce ad avere l'attenzione che merita, ricuce il rapporto con la città, noi avremo la possibilità di avere una città che si amministra meglio, una città omogenea dove non ci sono zone di serie A, dove non ci sono zone di serie B. Dobbiamo portare immediatamente la rigenerazione urbana e, oltre a riqualificare il verde, a dare la possibilità che ci siano spazi per i giovani, la ricreazione degli anziani, impianti sportivi, presidi di sicurezza, noi dovremmo, plessi scolastici, noi dovremmo portare lì l'innovazione tecnologica, la fibra e soprattutto tutto ciò che è la digitalizzazione, la quinta generazione di digitalizzazione, perché questo significherebbe creare degli ambienti ottimali per l'insediamento delle aziende, e l'azienda significa lavoro e il lavoro significa lotta alla criminalità, alle devianze, libertà, indipendenza, sviluppo e futuro per tutta la città. Qui alle 2:30 è veramente una prova di resistenza, io non so chi abbia organizzato sta cosa, poteva... No, secondo me era... volevano... No, lo so che non sei stato tu, io lo so chi è il colpevole, perché organizzare una cosa di domenica pomeriggio alle 2:30, per fortuna che il sole è stato clemente, perché sennò altrimenti... Dunque, no, mi fa molto piacere che poi tanta gente, questo è proprio il sintomo che c'è una volontà di cambiare, che c'è una volontà di fare un'esperienza diversa. Qui ci sono due persone accanto a me che comunque, Massaro è una persona che già ha fatto esperienza, una persona che ha già dimostrato di essere capace a risolvere i problemi e per cui meritatamente è stato candidato per tutta la coalizione qui al municipio come presidente. E quindi vi invito a sostenerlo. Con l'amico Calzetta, che invece è candidato al rinnovo, no, del Parlamento, del centro parlamentare, lui mi ha aiutato a fare il programma. Lui faceva parte della commissione del programma del centrodestra e il suo supporto è stato veramente molto molto prezioso, perché lui ha un'esperienza trentennale in politica, si è occupato di un sacco di cose. È una persona che adesso è stato indicato da tutta la coalizione come prossimo deputato e quindi anche a lui faccio i miei in bocca al lupo e il massimo sostegno. Noi abbiamo impostato una campagna elettorale un pochino diversa, nel senso che il programma rimane al centro, ci occupiamo di questo. Roma è purtroppo una città ferma, una città dove la macchina amministrativa non si muove. Voi pensate che ci sono 200.000 persone che attendono una risposta sul condono da 36 anni. Prima la carta d'identità veniva rilasciata a vista, oggi invece servono 4-5 mesi, 6 mesi. Ma non è tanto questo, per esempio per le affrancazioni, il diritto di superficie, no? Basterebbe un foglio di calcolo, aprire un automatismo, anche perché queste sono cose che farebbero entrare nelle casse dell'erario comunale tanti soldi, soltanto il condono sarebbe 1 miliardo. Voi immaginate che per il fabbisogno annuale di tutte le strade di Roma sarebbero sufficienti intorno ai 300 milioni, ma per farle proprio una tavola da biliardo. E quindi capite bene che lì ci sono tanti soldi che invece latitano. E poi c'è un disservizio, perché tu quei immobili li blocchi, per cui c'è anche, voglio dire, una reazione negativa nei confronti del mercato. Però per mettere in moto la macchina, il sindaco ha un potere. Questo potere si chiama potere regolamentare. Ci sono 174 regolamenti a Roma. Ogni regolamento disciplina un ambito. Il regolamento edilizio, il regolamento per quanto riguarda il verde, voglio dire, ogni ambito della città viene regolato da questo provvedimento. Ecco lì, se andiamo a vedere, questi provvedimenti sono pieni di norme vetuste, stratificazione di norme l'una sull'altra,
molto spesso sono contraddittorie, di difficile interpretazione. Ecco, quindi tutto ciò costituisce un ostacolo alla realizzazione di quella che sarebbe, che potrebbe essere una buona amministrazione, un'amministrazione veloce, un'amministrazione pronta. Perché poi come si fa a far ripartire l'impresa? Come si fa a dare soddisfazione al cittadino? È che quando il cittadino ti chiede qualcosa, tu sei pronto a rispondere. E quindi per mettere a posto questa macchina bisogna asciugare questi regolamenti, renderli intuitivi, norme chiare, puntuali, di facile attuazione. Poi le unità organizzative dove c'è il funzionario pubblico, è chiaro che quelle devono essere capienti, il funzionario pubblico deve essere adeguatamente formato, aggiornato, perché voi immaginate c'è una legislazione alluvionale, piovono decreti, per cui bisogna fare costantemente aggiornamenti. E nella fase più complessa vanno ausiliati, vanno aiutati. Dopodiché, quello che dice, serviranno 6 mesi, un anno e mezzo, ma dopodiché, quello che dice la legge 241, ossia che dinanzi ad un'istanza di un cittadino, la pubblica amministrazione debba rispondere con lo scritto entro 30 giorni, questo dovrà essere ossequiato. Quindi rimettere a posto la macchina. Chiaramente la norma deve calzare a guanto a quelle che sono le esigenze del cittadino e non essere qualcosa che cala dall'alto senza ascoltare il cittadino. Il cittadino deve essere ascoltato attraverso i corpi intermedi, voglio dire le categorie, tutto ciò che ha un ruolo nella vita della comunità. Perché la cosa peggiore che può fare un'amministrazione è redigere un provvedimento senza averne ascoltato i destinatari. Una volta che parte la macchina, noi dobbiamo risolvere quel ritardo che abbiamo sulle grandi infrastrutture. Come si fa a fare la mobilità se non abbiamo una rete di metropolitane efficiente, che sia comunque una rete di metropolitane dove i tronconi schioccano verso la periferia, dove l'anello ferroviario trova una chiusura, dove la Roma Lido, che dovrebbe essere la freccia sul ferro che va verso il mare, verso che mette in collegamento i due scavi, cioè gli scavi di Ostia Antica e il patrimonio archeologico che abbiamo al centro di Roma, che insieme probabilmente a Pompei rappresentano il più grande patrimonio archeologico che ci sia al mondo. Ecco, noi questa ricchezza la dobbiamo rendere visibile con un sistema efficiente. Il turismo senza un apparato che si occupa di mobilità non si muove, come l'infrastruttura digitale. Ecco, quello è un vantaggio competitivo che potremmo conseguire se abbiamo un'infrastruttura digitale che consente alle imprese di potersi allocare sui territori, perché c'è tutto quello che gli serve per progredire. È chiaro che le imprese aprono, ecco, però queste cose vanno pianificate, vanno fatte. Oggi Roma rincorre l'emergenza, ossia non si guarda la crepa ma si guarda la frana, e questo non va bene. È chiaro che noi dobbiamo tornare a pianificare, si deve pianificare la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, perché se si pianifica la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, la ciclicità di queste la si programma, si dà un ordine temporale e poi si fanno i progetti, cioè il dettaglio, è chiaro che noi non dovremmo più ricorrere appresso alle emergenze. E questo lo dovremmo fare nei parchi per la cura del verde, lo dovremmo fare per la cura delle strade, per la manutenzione dei pezzi scolastici, per quanto riguarda l'igiene urbana. Ecco, per esempio, per l'igiene urbana il compito del comune è quello di raccogliere il rifiuto, ma anche il compito di individuare i siti dove allocare gli impianti per il trattamento e per lo smaltimento, perché i rifiuti senza gli impianti purtroppo né si trattano e né si smaltiscono. Poi che gli impianti siano i più più corredati dalla massima innovazione tecnologica, che siano i più rispondenti ai detti di compatibilità con la salute pubblica, che siano quelli che è più prossimi a trasformare il rifiuto in prodotto, questo senz'altro, però gli impianti vanno fatti, vanno pianificati, vanno realizzati, serve un arco temporale, c'è un piano dei rifiuti che lo deve fare la regione,
e la regione si deve sostituire al comune se il comune resta inadempiente. Se la regione non fa nulla e il comune non fa niente, è chiaro che il rifiuto resta là in mezzo. Ecco, Roma deve uscire da questo immobilismo. Noi perché rappresentiamo il cambiamento? Perché quelli che ci sono ora sapete come governano. Certo, ci sono oggi e ci sono stati ieri. Se preferite che questo metodo continui, è chiaro che bisogna votare quelli che ci sono oggi. Se invece c'è una proposta di cambiamento che noi pensiamo di rappresentare, allora è bene dare il consenso a Massaro, è bene dare il consenso a Calzetta e al candidato sindaco. La proposta è quella di rimettere in piedi la macchina, di creare un clima di pacificazione, di collaborazione, di partecipazione del cittadino prima che le cose si fanno, partecipazione reale, di creare un clima di sviluppo, di rilanciare il brand di Roma. Roma ha delle peculiarità che non ha nessuna città al mondo e queste debbono essere censite, debbono essere valorizzate e debbono essere promosse nel mondo. Proteggendo tutta la filiera, perché se io da Vancouver già so che vengo nel ristorante che è stato censito come ristorante romano, che vende il prodotto romano e che la cucina romana, io proteggo tutta la filiera, chi coltiva quel prodotto, chi lo porta al ristorante, chi lo cucina e chi lo vende, perché così proteggi tutti i posti di lavoro. Anzi, nel momento in cui si fa una reputazione di quel ristorante nel mondo, quella filiera diventa ancora più robusta, anzi si può implementare. Metteremo in rete le periferie perché sono la parte più degradata, anzi ripartiremo da là, e nelle periferie che hanno bisogno di presidi di sicurezza per quanto riguarda tutto quello che è con, voglio dire, le forme di devianza, di violenza, ma hanno bisogno di verde attrezzato, hanno bisogno di luoghi per il ricopere e la ricreazione degli anziani e per l'aggregazione dei giovani. Però hanno bisogno soprattutto che si rigenerano quei quartieri. Nella riqualificazione bisogna portare soprattutto le reti di alta tecnologia, perché sono quelle attrattive per le imprese. Se le imprese trovano un terreno ideale per insediarsi in periferia, lì si crea lavoro. Lavoro significa libertà, indipendenza, occupazione, significa sviluppo e soprattutto un futuro. E termino dicendo che un tempo Roma rappresentava un sogno. A Roma sono venuti tanti abruzzesi, calabresi, siciliani, voglio dire marchigiani, sono venuti perché Roma rappresentava la possibilità di un impiego, la possibilità di far studiare i figli, la possibilità di un futuro per la città e per le persone che vi abitavano. Oggi purtroppo noi diciamo ai nostri figli: studiate inglese perché tanto ve ne dovrete andare, perché le aziende se ne vanno, perché Roma si sta desertificando. Dobbiamo invertire questo senso di marcia. Roma deve tornare ad essere attrattiva, abbiamo tutto perché viviamo su una miniera d'oro, dobbiamo soltanto valorizzarlo. Per cui io vi voglio bene a tutti, vi abbraccio. Sostenete questi ragazzi perché sono persone per bene, di qualità, e spero che mi aiuteranno a fare delle grandi cose per questa città. Grazie a tutti. Oggi era la giornata dei bersaglieri, il generale Rossi giustamente mi ricorda che è gente che ha dato la vita durante la prima guerra mondiale per la patria, e è giusto che chi ha la patria ci tiene, si ricordi di coloro che questa patria hanno dato un loro contributo per conservarla. Grazie.